Siamo in compagnia del sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e dell'assessore all'ambiente Giulio Calamita. In questi giorni si fa un gran parlare della costituenda società consortile Minerva, destinata a subentrare a Lazio Ambiente nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Chiediamo a voi di illustrare tutti i particolari dell'iniziativa. Allora, la società consortile al momento in fase di costituzione coinvolge 7 comuni, il nostro, quello di Gavignano, quello di Gorga, Carpine Toromano, Lambico, Genazzano, Nemi e praticamente l'iter al momento è in fase di conclusione per quanto riguarda i consigli comunali. In settimana, insomma, tra questa e la prossima andranno gli ultimi due che sono Nemi e Gavignano. E a inizio settembre, insomma, i sindaci andranno dal notaio a costituire la società. Una volta costituita la società, verranno convocate le prime assemblee dei soci. Grazie agli avvisi che abbiamo aperto per nominare ed individuare gli amministratori, che sarebbero l'amministratore unico e il direttore generale, appunto, nella prima assemblea si proseguirà alla nomina dell'amministratore unico. In seguito lui individuerà tramite la rosa di nomi che stiamo collezionando in questi giorni tramite l'avviso pubblico il direttore generale, che è la figura chiave dell'azienda, e nel giro di poche settimane questa sarà in grado di operare sui cantieri dei comuni. Si può pensare, si può dire, immaginare che entro la fine dell'anno sarà totalmente operativa? Assolutamente sì, anche perché dobbiamo far presto per quanto riguarda il rapporto con i lavoratori che sono molto preoccupati, giustamente hanno bisogno di stabilità, per cui l'azienda dovrà dare seguito alla produzione del piano esecutivo dei servizi che riguardano i cantieri e dovrà sbrigarsi anche con l'acquisizione delle licenze. In questo ovviamente ci stiamo già muovendo, stiamo contattando le varie professionalità, i sindacati, i tecnici, per acquisire da quanto prima, parlo ovviamente delle licenze per il trasporto dei rifiuti che sono, diciamo, lo scoglio più grande. E ovviamente entro l'anno deve essere tutto operativo, anche perché, ripeto, voglio rimarcare ancora, dobbiamo dare rassicurazioni ai lavoratori e soprattutto stabilità, perché non è più possibile la situazione nella quale la società fatica a pagare gli stipendi e a farne le spese, sono padri e madri di famiglia. Sta facendo riferimento ai dipendenti di Lazio Ambiente. Sì, assolutamente sì. Quindi si tratterà di un travaso. Come funzionerà il passaggio dei dipendenti da una società all'altra? Allora, noi per iniziare questo percorso ci siamo fatti ovviamente seguire da professionalità di alto livello. A prescindere dal tecnico che ha redatto il piano, abbiamo chiesto un parere legale all'avvocato Marcello Caralic, che è un professore ordinario della LUISS, che ci ha indicato quelle che sono le strade. Ovviamente la strada maestra, come si può immaginare, parlando di società pubbliche, è quella delle liste di mobilità, che diciamo verranno prodotte per appunto realizzare questo tramite per i lavoratori e trasportati da Lazio Ambiente alla nuova azienda. Chiaramente la nuova azienda si occuperà di reperire le risorse necessarie agli addetti che ha individuato nel piano industriale, almeno in questa parte dello studio di fattibilità, e non potrà ovviamente farsi carico di tutti i dipendenti. Quelli che ovviamente non confluiranno direttamente in Minerva vanno accompagnati verso altri percorsi che sono in fase di studio con la Regione Lazio, che ovviamente è una importante parte in causa del problema, essendo Lazio Ambiente una sua società. Sindaco, che cosa vuole aggiungere a riguardo? Io penso che non si potrebbe avere occasione migliore per parlare di Minerva che attraverso un'intervista alla stampa, perché la stampa oggi ha un ruolo importante di traduzione fra la popolazione di quello che sta accadendo, traducendo soprattutto la realtà dei fatti rispetto alle miriadi di chiacchiere che sui social o nei bar di questa città e di altre città si fanno per, diciamo così, mischiare le idee, che in alcuni casi di idee mischiate si tratta. Io credo che davanti ai comuni ci fossero un paio di strade, non di più. Dopo aver coscientemente compreso che Lazio Ambiente terminerà il suo, diciamo, percorso di vita ad ottobre di quest'anno,
i comuni potevano procedere alla gara e, come in alcuni casi è stato fatto, far arrivare sul nostro territorio per la gestione dei rifiuti dei soggetti privati, oppure fare la scelta più ambiziosa, più di visione, più attenta alle necessità dei lavoratori, più attenta alla crescita del territorio e al rispetto dell'ambiente, di una nuova società pubblica. Alcuni di noi hanno fatto la scelta della gara, l'hanno fatto alcune volte in maniera del tutto irresponsabile, non prendendosi i lavoratori che dovevano prendersi e magari lasciando anche molte fatture da pagare all'Azienda Ambiente. Altri di noi ancora non decidono, consegnando le proprie comunità ad un'incertezza particolarmente, diciamo così, rischiosa. E altri invece hanno fatto la scelta, o la stanno facendo in questi giorni, di aderire ad una proposta positiva, secondo me, che abbiamo il dovere di diffondere per le sue positività, che sono molto chiare a chi vuole intenderle. Una società pubblica dei comuni, una società pubblica sobria, senza consiglio d'amministrazione, senza decine di dirigenti, una società leggera con un amministratore unico e un direttore generale che avrà la capacità di gestire il sistema dei rifiuti in maniera trasparente e in maniera molto più attenta di come si è fatto in passato. Una società che ci darà, diciamo, garanzie sul riassorbimento delle maestranze che oggi lavorano in Lazio Ambiente, una società che ci garantirà attraverso il suo piano industriale di svolgere anche servizi che oggi non svolgiamo e che dobbiamo magari implementare, che sono servizi come la disinfestazione, la derattizzazione, la cura del verde pubblico, servizi che i comuni spesso e volentieri non riescono oggi a fare in maniera eccellente come dovrebbero perché hanno carenza di risorse. Minerva è una società che sconfiggerà, io credo, proprio ispirandosi alla idea della saggezza, la vecchia cantilena dei cosiddetti comuni morosi. Io credo che riscuotendo direttamente la bolletta dai cittadini, il consorzio avrà la possibilità di avere liquidità fresca sempre e di togliere finalmente questa, diciamo, vergogna dei comuni che non pagano e della ricerca delle colpe che va sempre nei confronti dei comuni e dei sindaci anche quando questi pagano. Colgo l'occasione, lo farò in serata, per rispondere alle forze sindacali che dicono che Colleferro deve due rate. Colleferro ha come sempre pagato a 60 giorni le fatture e noi regolarmente abbiamo pagato l'ultima volta il 15 di luglio. Pagheremo tranquillamente prima di Ferragosto la fattura se sarà possibile pagarla, ma con il DURC non in regola del Lazio Ambiente io la vedo un po' difficile. Io credo che bisogna dire la verità ai cittadini, credo che bisogna dirla sempre e credo che bisogna essere onesti intellettualmente. I comuni che pagano, pagano ogni 60 giorni. Io credo che sia questo il modo con cui la pubblica amministrazione si rapporta con i pagamenti delle aziende. Noi di media paghiamo, come ho detto in qualche articolo sugli equilibri di bilancio di pochi giorni fa, a 90 giorni. Nel caso di Lazio Ambiente paghiamo a 60, proprio perché conosciamo le difficoltà di Lazio Ambiente in questo momento e vogliamo venire incontro alle esigenze dell'azienda. Il consorzio Minerva da questo punto di vista sarà un consorzio sobrio, sarà un consorzio trasparente perché pubblico e perché vogliono gli stessi sindaci, gli stessi consigli comunali che sia trasparente, un consorzio all'avanguardia perché avrà la capacità di utilizzare nei suoi scopi tutte quante le tecnologie che oggi sono messe a disposizione e un consorzio che magari in futuro invertirà anche la tendenza dell'impiantistica di questa città e di questo territorio, superando la discarica e gli inceneritori e iniziando un percorso su un'impiantistica moderna che sarà uno step successivo naturalmente alla nascita della società e sul quale ci sarà tutto il tempo e tutte le possibilità di confrontarsi democraticamente con le associazioni, con i comitati, con i cittadini di tutte quante le comunità che costituiranno Minerva, perché l'ultima cosa che noi vogliamo è calare dall'alto decisioni. Tutte le decisioni che verranno prese in futuro avranno un iter di partecipazione democratica che con la nostra gente e con le nostre comunità vogliamo affrontare. Io credo che questo sia giusto ribadirlo, perché sento tante cose sbagliate e anche tante cose giuste in questi giorni, ma mi preme ribadire, siccome la responsabilità più grande sta in capo a me, che sono il sindaco della città di Colleferro, che è la città più importante e più numericamente consistente all'interno della nascitura consorzio, precisare quanto ho appena detto. Si parlava di 7 comuni al momento,
è stato fatto, non so, un progetto, un'idea per eventuali altri comuni che potrebbero aderire in un secondo momento? Sicuramente sì, in alcuni casi c'è un confronto dialettico, il comune di Segni per esempio ha con noi in questi giorni una corrispondenza aperta sulla quale, nella quale ci stiamo confrontando con positività rispetto all'ingresso nel consorzio del comune di Segni. Con il comune di Capranica c'è un'interlocuzione che dura ormai da qualche mese che crediamo possa essere un'interlocuzione positiva da ambedue le parti. E da questo punto di vista si sta aprendo e si potrà aprire un confronto anche con altri comuni che sono interessati alla partecipazione al consorzio. In altri casi ci sono state scelte differenti, ho ricevuto una lettera dal sindaco di Fiuggi che mi comunica che non è più interessato a partecipare. Io gli ho risposto con tranquillità che spero che la sua ricerca di un privato sia sicuramente più positiva, ma qualora non trovasse privati a disposizione per fare un servizio positivo e articolato come quello proposto da Minerva, noi rimaniamo a disposizione affinché anche Fiuggi possa rivedere le sue scelte. Abbiamo appreso un paio di cose: che entro ottobre Lazio Ambiente cessa la propria attività e che entro dicembre sicuramente Minerva partirà. Ottobre, novembre, dicembre, che succede? Allora, chiaramente un'azienda che muove i suoi primi passi ha bisogno di un periodo cosiddetto di start-up. Il momento, diciamo, della progettazione sicuramente sarà coincidente con il momento della costituzione della città. Dal primo di ottobre chiaramente ci sarà un passaggio dei servizi, ci saranno una serie di approfondimenti per quanto riguarda approfondimenti e, diciamo, una serie di azioni fattive per quanto riguarda il trasferimento dei lavoratori. Ipotizziamo nei primi mesi di gestione comunque un servizio simile a quello attuale, perché è chiaro che l'azienda deve concretizzare ovviamente i suoi primi passi, deve capire come impostare al 100% i nuovi servizi e deve ovviamente capire come impostare una serie di cose che prima non faceva. Lazio Ambiente non faceva la pulizia delle caditoie, non faceva il diserbo dei cigli di marciapiede, non faceva la sanificazione dei basolati con le idropulitrici. Quindi sono tutta una serie di azioni che anche gli operatori stessi devono imparare o reimparare a fare. Per cui fino a dicembre immaginiamo dei servizi simili a quelli attuali. Da gennaio in poi è il momento della svolta, perché non tanto noi che siamo un comune che la porta a porta già la fa e riceveremo una serie di migliorie dovute a questa progettazione, per esempio la famosa raccolta della carta e del vetro una volta a settimana, una serie di ulteriori migliorie che sono contenute nel piano industriale, probabilmente inizieremo a vedere questi famosi servizi nuovi, però per quanto attiene per esempio le altre amministrazioni che non sono attualmente servite dalla raccolta porta a porta, nel loro caso ci sarà un lavoro più importante da fare, che è quello della preparazione al cambiamento di servizio, che è una preparazione che ovviamente funziona su vari binari. Ci sarà ovviamente un lavoro di recepimento dei materiali per far partire la raccolta porta a porta, un lavoro importantissimo che riguarda la comunicazione e la sensibilizzazione da fare ai cittadini per prepararli. Quindi gli altri comuni magari vedranno una serie di attività più particolari da fare sul loro territorio. Sulla comunicazione faccio un breve inciso: abbiamo dedicato delle risorse importanti nel piano industriale, sommati diciamo i costi che riguardano i servizi. È stata determinata una voce pari al 2% di quei costi che è dedicata alla comunicazione. Considerate, secondo questi standard tecnici, è la quantità di risorse economiche necessarie per un servizio di comunicazione relativo alla partenza di una raccolta porta a porta. Tale voce è mantenuta così in tutte le amministrazioni comunali, anche in quelle che già fanno la raccolta porta a porta. Questo perché bisogna coprire le lacune, le mancanze relative alla comunicazione verso i cittadini che c'è oggi, che molto spesso ci dobbiamo sobbarcare noi come comune, molto spesso noi amministratori in prima persona, e ovviamente non essendo, diciamo, dedicati a queste mansioni giornalmente H24, non riusciamo a stare dietro a tutti i cittadini, per cui dovranno dedicare importanti risorse a quella che è la comunicazione. Altri aspetti importanti e di novità sono quelli relativi all'informatizzazione dei servizi. Io con informatizzazione intendo
ovviamente la tariffa puntuale, che ha bisogno di un ecosistema intorno che è fatto sia di mezzi in grado di rilevare le buste e sia di software in grado di analizzare i rilevamenti, e il fatto che l'azienda si doti di sistemi di analisi contabile e manageriale di alto livello, perché non è ammissibile che una società nel 2018 continui a lavorare con per esempio dei fogli Excel per mantenere lo stato, diciamo, delle sue attività. Occorrono dei sistemi più moderni, e utilizzare sistemi più moderni si traduce in efficienza dei costi, nell'analisi del trend di funzionamento dell'azienda e quindi nel rispetto delle previsioni economiche che ci si prospetta. Queste sono le principali attività. Io credo che già dall'anno prossimo la tariffa puntuale diventerà una realtà, perché diciamo non immaginate che servano particolari particolari sistemi. Occorre che i mezzi noleggiati siano dotati dei rilevatori, occorre acquistare questi software, ma io credo che è una cosa che faremo fin da subito, e occorre aggiornare i regolamenti dei consigli comunali, visto che in tal senso sia la normativa nazionale che regionale hanno recepito le necessarie normative per attuare la tariffa puntuale. Questo potrebbe essere un traguardo che vedremo già da quest'anno, dall'anno prossimo, al 2019. Si è sentito dire che ci sarà una qualche difficoltà per il pagamento diretto del servizio da parte degli utenti e non invece della Tari. Ce lo può spiegare? Innanzitutto sulla Tari mi preme specificare che il progetto del consorzio prevede la possibilità di un abbassamento della Tari nel 2019. Quindi il costituendo soggetto pubblico comunque farà risparmiare i comuni rispetto all'Lazio Ambiente. E nessuno può dire che la costituzione di un servizio pubblico sia più costosa di quanto faccia il privato. Il guadagno che il privato si mette in tasca, in questo caso il pubblico fa la scelta di reinvestirlo nei servizi aggiuntivi a cui faceva riferimento l'assessore Calamita, che sono il lavaggio dei basolati, la cura del verde, la disinfestazione, la terrattizzazione, la pulizia delle caditoie. Io credo che bisogna chiarire anche il fatto che la Tari quest'anno non è aumentata, perché il Comune incassa e paga all'Lazio Ambiente la stessa cifra dell'anno scorso, ma che a causa del mutamento della legge è cambiato il metodo di calcolo della Tari, per cui se ci sono 1.000 cittadini a cui la Tari è aumentata, ce ne sono automaticamente altri 1.000 a cui la Tari è diminuita della stessa cifra, perché il totale complessivo è uguale, identico a quello dell'anno scorso, e noi a Lazio Ambiente paghiamo la stessa identica cifra dell'anno scorso. E come sapete la Tari che il Comune incassa deve essere interamente corrisposta al gestore, e non ci possono essere differenze di tipo economico. Questa cosa che ho appena sentito nella domanda è una cosa che non corrisponde a verità, perché gli approfondimenti fatti dai segretari comunali nel piano industriale, nel parere giuridico e nel parere bancario invece ci dicono che i comuni possono delegare al consorzio la riscossione diretta della Tari. Noi comunque abbiamo bisogno di un periodo di tempo per formare il personale alla riscossione del tributo, che non è affatto semplice. Nelle more del periodo di tempo in cui il personale verrà formato alla riscossione del tributo, ci siamo imposti regole ferree che nessun consorzio pubblico sarà mai imposto prima, tipo la fatturazione dei pagamenti con cadenza quindicinale. Se oggi si paga a 60 giorni, io credo che se si paga a 15 ci sia una miglioria importante. Ora capisco che queste notizie non siano digeribili per chi non le vuole digerire, non siano intendibili per chi non le voglia intendere, ma è giusto dirle, perché il lavoro che si è fatto è un lavoro raffinato, è un lavoro preciso, è un lavoro, diciamo, da professionisti, e credo che vada spiegato invece ai cittadini che vogliono ascoltare e che vogliono intendere il lavoro positivo, sul quale naturalmente tutti saremo giudicati, che quindi saremo ben contenti di dimostrare nel tempo e coi fatti di che tipo di positività si tratti. Io dico che siamo ad un passo da luoghi di questo paese dove il rapporto fra i privati e i rifiuti è un rapporto pericoloso, e io credo che sia giusto che questo tema, il tema della permanenza della gestione dei rifiuti in mano pubblica, sia un tema che noi affrontiamo anche dal punto di vista del rispetto della legalità. Quindi, tornando sul discorso della Tari, in effetti si continuerebbe a pagare,
ma si pagherebbe direttamente all'azienda non come utenza, ma in quanto azienda delegata dai comuni ad incassare la Tari. Assolutamente sì. Perfetto. Se c'è qualcos'altro da poter specificare sulla materia? Io credo che ad una domanda definitiva dobbiamo rispondere. Qualcuno dice che si sta costituendo Gaia 3. Io dico che questa accusa la dobbiamo rispedire al mittente con grande caparbietà, perché Minerva è diversa in tutto e per tutto da Gaia e dall'Azienda Ambiente, per un semplice fatto, perché ha compreso i difetti e i vizi di Gaia e di Lazio Ambiente e li ha evitati, mentre Lazio Ambiente li ha, diciamo così, fotocopiati uguali nella sua costituzione. Gaia aveva un principio positivo quando è nata, questa cosa l'abbiamo discussa lungamente, è stata poi la gestione di Gaia a portare a tutto quanto quello che noi conosciamo. Lazio Ambiente quando è nata aveva grandi speranze, grandi possibilità, ma è stata la gestione che poi ha portato a tutto quello che noi conosciamo. Noi crediamo innanzitutto che il cambio di passo si vedrà con il cambio di manager, con il cambio di manico, come si direbbe in gergo. Noi abbiamo detto chiaramente che non riprenderemo affatto in carica nel consorzio la dirigenza di Lazio Ambiente e che la dirigenza sobria e snella del nuovo consorzio sarà diversa e all'avanguardia. Di solito il pesce, si dice, puzza sempre dalla testa, i proverbi sono spesso verità. Da questo punto di vista il secondo vizio era appunto la questione dei comuni morosi, che abbiamo ampiamente spiegato come anestetizzare e come rendere non negativa nella nascita del nuovo consorzio attraverso la fatturazione quindicinale, attraverso la discussione diretta. E la terza questione è che noi non avremo personale in eccesso, noi riprenderemo il personale che serve a curare i nostri comuni e divideremo il personale con grande precisione sui cantieri, in modo tale che se ci fosse qualche comune che un giorno dovesse uscire, sapremmo con chiarezza qual è il personale che quel comune deve portare con sé. E non vorremmo fare assolutamente nuovi concorsi, perché se ci fosse qualche comune che decidesse di entrare, il personale lo attingeremo dalle liste di mobilità dei lavoratori di Lazio Ambiente. Da questo punto di vista anche le questioni che riguardano le assunzioni facili e quindi un aggravio delle spese di un soggetto pubblico, io credo sia ampiamente anestetizzato e credo che anche questo rischio sia scongiurato. Io credo che quando si parte per un lungo viaggio bisogna attrezzarsi bene, bisogna fare provviste, bisogna avere con sé tutte quante le attrezzature necessarie. Siccome sono convinto che questa volta si parta davvero per un lungo viaggio, noi abbiamo voluto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista industriale, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista bancario, garantire a Minerva tutte le precauzioni che per una società seria destinata a durare decenni fossero possibili e fossero ammissibili. Questo nella tutela prima di tutto dei cittadini e del servizio che loro pagano attraverso la Tari e in seconda battuta dei lavoratori, che hanno tutto il diritto a vivere una, diciamo così, vita lavorativa serena senza l'ansia di un soggetto pubblico che ogni 3 anni, ogni 4 anni fa il botto con le amministrazioni che debbono correre per riparare i danni. Diciamo, credo, in conclusione, un tema che voglio rimarcare con chiarezza è quello della strada ambientale che stiamo percorrendo. Ormai comincia a essere lontano il tempo nel quale noi stessi gridavamo alla città della monnezza. Oggi paradossalmente accusano noi di voler creare la città della monnezza. Allora bisogna chiarire alcuni aspetti, alcuni di ordine storico, altri di ordine concettuale. Quando noi ci occupavamo della città della monnezza, ci occupavamo di contrastare il prosieguo dei lavori della discarica e degli inceneritori e contrastavamo la creazione dell'impianto di MB, che di fatto avrebbe sancito l'onnipotenza di Lazio Ambiente su questo territorio per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, avrebbe dato lunga vita alla discarica e agli inceneritori. La discarica la città della monnezza è la città che fa del TMB, della discarica e degli inceneritori i suoi asset, che sono asset che confliggono obbligatoriamente con quella che è la nostra visione dell'ambiente, la visione delle città e dei comuni virtuosi, città dove
si pratica il porta a porta, dove la materia viene recuperata invece di essere incenerita e conferita in discarica, e dove non si bruciano rifiuti, si sta attenti a quello che è l'impatto ambientale associato alla gestione dei rifiuti e si cerca di coinvolgere i cittadini. Il percorso che stiamo intraprendendo è proprio questo, e Minerva diventerà lo strumento per costruire questa alternativa. Non si possono chiudere la discarica e gli inceneritori senza comprendere che un tema che abbiamo sempre portato avanti, cioè quello dell'equilibrio tra ambiente e occupazione, non venga messo al centro del dibattito. Minerva nasce anche per questo, nasce per costituire degli impianti che, come ha detto il sindaco, concorderemo con le varie parti sociali e i cittadini, ma che comunque devono essere in qualche maniera da supporto al reintegro dei livelli occupazionali. Chiaramente non sono impianti che fanno quello che conosciamo in passato, sono impianti a servizio della raccolta porta a porta, che come è partita a Colleferro partirà in praticamente quasi tutti i comuni del Lazio, perché ormai rimangono relativamente in pochi quelli a non farla, e gli impianti saranno a servizio dei piccoli comuni che praticano la raccolta porta a porta, e quello diventerà un circolo virtuoso realmente sostenibile, realmente orientato al recupero di materia, orientato addirittura alla riduzione della produzione dei rifiuti, perché potremmo mettere in campo anche questo tipo di iniziative, e si andrà verso uno scenario e un contesto ambientale totalmente diverso da quello a cui eravamo abituati. Per cui occorre necessariamente fare chiarezza, occorre usare dei termini adatti. Colleferro non diventerà la città della monnezza, Minerva non ha un progetto tarato sulla città della monnezza, ha un progetto tarato sull'economia circolare senza gli impatti ambientali a cui eravamo abituati e con un equilibrio dell'utilizzo delle risorse importante. Non ci affacceremo al bacino di Roma, ma sarà il bacino dei piccoli comuni che stanno qua intorno e soprattutto della parte alta della Valle del Sacco, che va tutelata e va torta dalle grinfie delle infinite proposte di privati che propongono impianti a iosa che vengono fatte costantemente. Noi crediamo che una programmazione di tipo pubblico si integri bene anche nel piano regionale dei rifiuti e, ripeto, Minerva è lo strumento per concretizzare tutto ciò. E comunque nessun tipo di impianto sarà progettato, costruito, realizzato senza un ampio confronto con i cittadini, con le parti sociali che hanno tutto il diritto di esprimersi in merito a questioni di futuro come queste.